La società cooperativa Muratori Baschi ha una storia particolare da raccontare, un esempio di workers buyout che unisce i dipendenti di una società in fallimento ad una vecchia cooperativa che esisteva dal 1972. La piccola cooperativa di Baschi, che si occupava di ristrutturazione abitativa, vecchi casolari da recuperare, prevalentemente nel territorio locale dell'Orvietano, e che era arrivata ad avere complessivamente una decina di persone ad essa legata, tra soci e dipendenti, con fatturati che sono cresciuti nel tempo fino ad arrivare al milione di euro annuo. Negli ultimi tempi però il fatturato era sceso di molto, vuoi per l'età dei soci, molto vicini alla pensione, e vuoi anche perché oramai era in una situazione di uscita dal mondo del lavoro. Era una cooperativa che operava prettamente sulla ristrutturazione di casolari zona Baschi, Orvietano e più negli anni passati comunque si era fatto degli interventi, interventi immobiliari propri, diciamo, di sviluppo. Era una cooperativa che, diciamo, è arrivata al massimo, diciamo, ad avere intorno ai 10 tra soci e dipendenti, un fatturato massimo che ha raggiunto, diciamo, il milione di euro. Gli ultimi periodi era in una fase un po', diciamo, calante, uno per l'età dei soci stessi, e uno perché praticamente era in una fase veramente di uscita. Quando siamo entrati a giugno 2018, la Muratori Baschi era composta da 5 soci e aveva un fatturato intorno ai 300.000 euro annui. Noi siamo entrati a giugno con il percorso, diciamo, di Giugno di che anno? 2018, di utilizzo praticamente della NASPI come capitale sociale all'interno della Muratori Baschi. Siamo entrati in 10 nuovi soci, tutti provenienti dall'alto. Noi in alto eravamo semplici dipendenti. Abbiamo praticamente sottoscritto ognuno mediamente 20.000 euro di capitale sociale, perciò abbiamo portato all'interno della Muratori Baschi indicativamente intorno ai 200.000 euro di capitale sociale sottoscritto. Diciamo, ci ha accompagnato su tutto il percorso il mondo cooperativo, in particolare LegaCoop, sia regionale e nazionale, dove l'obiettivo principale naturalmente diciamo, dell'associazione categoria era di ricreare sul territorio umbro una cooperativa edile, diciamo, di medie dimensioni per quelle che sono le dimensioni naturalmente delle imprese umbre. Proprio per questo la Muratori Baschi aveva un'attestazione SOA per partecipare alle gare di appalto. Aveva questa attestazione SOA, ci permetteva di iscriverci quasi subito all'interno del consorzio Integra, che era il consorzio delle cooperative a livello nazionale, praticamente l'ex Sempre della Lega CCC, del Coop. sempre di Lega Coop. E tutto questo siamo stati affiancati dal mondo finanziario di LegaCoop, che è Coop Fond e CFI, dove anche loro sono entrati all'interno della cooperativa come soci finanziatori, versando, diciamo, del capitale sociale anche loro, perciò rischiando praticamente come Grosso rischiamo. modo quanto? 200.000 vostri più? 200.000 nostri e 250.000 euro in totale loro. 200.000 euro Coop Fond, mi pare, e 50.000 euro CFI. Dalla cooperativa Alto di Orvieto, i dipendenti che non potevano sfruttare il worker buyout hanno deciso di entrare nella società cooperativa Muratori Baschi. Abbiamo fatto degli investimenti acquistando attrezzature prettamente, ma anche ampliando un po' la parte lavorativa dei dipendenti, perché A abbiamo quel fatto. punto quanti soci eravate, complessione tra soci e dipendenti quanti? Allora, quando praticamente inizio 2019 eravamo intorno a 20 persone, di cui soci 16 soci. Attualmente siamo praticamente circa 30 persone, di cui siamo rimasti attualmente 16 soci. C'è stata qualche uscita Qualche e qualche entrata di nuovo socio.